Adesso non ci resta che fare un film scritto da te, diretto dalla Sara Cocco e recitato da me. Così proprio top. Ciao, questa è la storia di come è nato il progetto 1990X, per gli amici 1990X. Come tutti i pilot che si rispettino, partiamo con la presentazione dei personaggi. Andrò in ordine alfabetico così non si offende nessuno. Lei è Diletta. Ci siamo conosciute a Bologna al secondo anno di DAMS. E il racconto di come siamo diventate amiche è un ottimo modo per capire che tipo di persona è Diletta. Esterno giorno. Studenti che aspettano di entrare in aula per l'esame di storia contemporanea. Tra questi studenti ci sono io, che con il mio solito fare estroverso me ne sto in un angolo a ripassare. Vengo quindi intercettata da Diletta, che mi si siede di fianco e inizia a farmi 200 domande. Stacco 7 anni dopo. Diletta è una persona travolgente ed è la tipica persona che potrebbe passare ore, e dico ore, a parlarvi di qualcosa che le appassiona, ma senza mai annoiarti. E credo sia proprio questa sua qualità che la rende un'ottima storyteller. Ed è infatti lei la nostra sceneggiatrice. Ha studiato ovviamente al DAMS, dove ci siamo conosciute, e poi ha fatto un master alla LUIS in sceneggiatura. Al momento insegna sceneggiatura per il progetto Maios della LUIS e fa parte del collettivo Schegge di Minerva Pictures. Ha ricevuto anche la borsa di studio per il miglior soggetto al premio Matador e ha vinto anche miglior lungometraggio per la sezione Screen Green del premio Solinas. E dimenticavo anche quello del Notorious Project Series. Sì, se ve lo stavate chiedendo, ovviamente ho letto tutto perché sono troppe cose, Diletta è troppo brava e non riesco a ricordarle tutte. Mi dispiace. Lei invece è Sara. Anche lei è conosciuta al DAMS al primo anno, però. La prima volta che l'ho vista stava parlando in modo molto animato, e sottolineo molto animato, di un'intervista ad Amanda Seyfried a Jimmy Fallon. Se Diletta è una persona travolgente, Sara è uno tsunami, un tornado. È la persona più intraprendente e solare che io conosca. Ed è in grado di affrontare qualsiasi situazione con il sorriso e mettersi di buon umore anche nei momenti più difficili. Non mento quando dico che cosa farebbe Sara è una frase che mi ripeto forse fin troppo spesso durante le giornate. Infatti, nessuno risolve problemi come li risolve Sara, il che la rende la regista perfetta perché sa sempre cosa fare, come farlo e quando. Laureata anche lei in cinema al DAMS, dove ci siamo conosciute, e poi specializzata alla IULM. Ha lavorato come fotografa e videomaker, realizzando videoclip musicali, spot pubblicitari, e ha lavorato anche come regista e operatrice di camera per diversi cortometraggi. E io sono Giulia. Ciao, forse mi conoscerete per la mia ossessione per Twilight, o magari forse un po' di più per i miei video sul cinema, ma probabilmente non sapete che recito da quando avevo 13 anni, percorso che ho ovviamente intervallato con liceo, università, master e tante altre cose. Ho recitato principalmente in teatro fino al 2020, dove mi sono più buttata nel mondo cinematografico. Un ottimo anno per iniziare a buttarsi nel mondo cinematografico. Brava Giulia, ottimo tempismo. Ho partecipato principalmente a cortometraggi fino a quest'anno, in cui ho preso parte al mio primo lungometraggio con un ruolo anche abbastanza importante, quindi sono molto contenta e non so ancora quando uscirà, ma ve lo farò sapere. Diciamo che fino al 2019 mi sono autoconvinta del fatto che la recitazione fosse una cosa secondaria. Poi è arrivato il 2020, e poi il 2021, e poi il 2022, che sono stati anni pieni di cose molto pesanti per me, molto difficili, e quindi mi sono resa conto che dovevo dare più spazio forse alle cose che mi piacciono e che mi fanno stare bene. Perché, e concedetemi questo piccolo momento melenso, la vita è troppo breve e troppo incerta per non provarci neanche. Fine del momento melenso. È tutto iniziato dalla mia insana ossessione per Wes Anderson, ma questo non vi stupirà. L'idea di un video su Wes Anderson mi teneva sveglia la notte da parecchio tempo. Inizialmente avevo pensato ad un video di cucina. Perché no? Volevo preparare i dolcetti di Mendels di Grand Budapest Hotel. E dato che la mia conoscenza in fatto di riprese si limita a due softbox accese e sparate in faccia e la macchina messa in modalità automatica, ho pensato: perché non chiedere a Sara, la mia amica che studia regia, sa fare effettivamente queste cose? Incredibile! E poi però è successo questo.
Il mio video sui dolcetti di Mendels è stato completamente spazzato via, per fortuna direi, ed è diventato una vera e propria sceneggiatura con dei personaggi, una storia e qualcosa da raccontare effettivamente. In realtà poi abbiamo preso questo progetto un po' come un esercizio, qualcosa per testarci, per vedere come lavoravamo insieme. Ma prima di mostrarvi com'è stato lavorare insieme, siamo giunti al momento della storia in cui arriva un altro personaggio che sconvolge le carte in tavola. Lei è Anna, è la nostra montatrice, una delle persone più creative che io conosca, con una conoscenza enciclopedica di meme divine. Non scherzo, fa veramente paura. Anna ha portato al gruppo quel qualcosa in più che mancava. Ha regalato idee pazzesche e molti meme, ovviamente. È laureata in fotografia, cinema e televisione all'Accademia di Belle Arti di Bologna e ha iniziato a lavorare per lo studio Blow Up, cui ha montato di tutto. Videoclip, conferenze, eventi, matrimoni. Al momento però lavora per gli youtuber Richard HTT e Frafrog. Ciao ragazzi, so che ci state guardando. Come va? Ma nonostante questo, lei è sempre rimasta molto legata al montaggio cinematografico e infatti ha firmato come montatrice per diversi cortometraggi. Tra questi ricordiamo ovviamente il binario 2B che ha realizzato insieme a Sara e per cui hanno vinto la menzione speciale al Reggio Film Festival. Allora, questa è la scena, ottobre 2020, pieno Covid, però le restrizioni sono un pochino meno stringenti. Il nostro set è durato 4 giorni, con un budget di 50 euro a testa che abbiamo speso solo in cibo praticamente, un sacco di ravioli cinesi. Gli imprevisti sono stati tanti. È esplosa la lavastoviglie. Mi è andato negli occhi. Si è spaccato il prop. Ma alla fine ci siamo divertite. Quanto vi pentirete di avermi fatto fare questi backstage, ragazze. Che fai? Mi sto tagliando le unghie. Ciao Gina. Oddio, ho zoomato. Ah! Vabbè, dai. Duccio, hai aperto tutto? D.O.P. Hello, darkness, my old friend. Tu vedi che bene che stai col rosso, sei proprio una winter. Don't talk with you again. Sciopa, Anna. C'era il mio sedere in mezzo. Cioè, è pazzesco. Non fuoca un cazzo. Abbiamo il focus puller? Le banane, non so se fanno arredamento. Che fai? Lavo i piatti. Che sbatti. Ti ho chiesto il sal'olio. È come un assorbente. Cosa bolle in pentola? Nada, rien. Giulia, tira fuori dell'altro pane carasau. Oddio, non lo metto a fuoco. Abbiamo il focus puller? Vabbè, se sangue, fiori. Perché non mi caghi? Cosa dobbiamo fare oggi? John Cena! Sara, com'è andata la scena? Ho perso un casino. Si è spaccato il prop. A work ho lasciato il rec. Minchia, Johnny! Ma ci fai un breve tutorial? Tecnica procione. E oggi dov'è che siamo? C'era al lago. Wow! È uscita la testa fuori campo. E allora cosa di? Buongiorno. È per la messa a fuoco. Abbiamo il focus puller? Natalino! Bravi! Tutto quanto? Tutto quanto! Fine del vlog. Io ho ripreso tutto! Nonna, pensa alla Giulia quando deve rivedersi i video. Dopo il set tutto è andato molto a rilento, un po' per il lavoro, un po' per cose personali nostre, insomma, la vita. Ma dopo circa un anno abbiamo avuto il primo montato del corto, che abbiamo visto tutte insieme su Skype perché, se non sbaglio, in quel periodo eravamo di nuovo in lockdown. Tanto per cambiare. Bellissimo al museo con quel zoom. Perfetta la panoramica. Quanto è bella, quanto è bella. Lì non l'ho toccata. Cioè, possiamo partire con i commentoni. Mi aspettavo molto peggio, ragazze, posso essere onesta? Anche io. Non credevo che venisse fuori così. Montaggio, Anna, secondo me tu hai fatto un mezzo miracolo, onestamente. Del tram che passa, è tutto a fuoco. Abbiamo il focus puller? Yay. Aspettiamo a fare un applauso a noi, però un applauso a Anna. Ad Anna, soprattutto. Questo è solo il primo di tanti progetti che 1990X, per gli amici 1990X, ha in ballo. Infatti al momento stiamo lavorando ad altre cose, non anticipo nulla. E nella nostra storia sono entrati altri personaggi che anche loro hanno ribaltato tutte le carte in tavola, ma ne parleremo a tempo debito. Vorrei vivere in un film di Wes Anderson è il nostro primo progetto ed è anche quello meno strutturato. Quindi vedetelo un po' come un esercizio, una prova di quattro amiche che nel mezzo di una pandemia globale volevano fare qualcosa di divertente.